di domani con il Premier Conte e le opposizioni. In realtà vorrebbe indicare uno spirito di unità nazionale. È solo di facciata? Ma per ora non c'è. Forse ci si può arrivare e mi auguro che ci si arrivi. Non c'è perché il governo ha già proposto alle opposizioni di lavorare insieme in Parlamento non tanto sul decreto marzo, ma su quello che verrà ad aprile, su quello che è ancora da costruire, con le misure che giustamente Tito Boeri diceva serviranno a implementare, ad arrivare lì dove non si è ancora arrivati. E le opposizioni hanno detto sì, vediamo, però intanto vedetevi tra leader. E Salvini e Giorgia Meloni oggi se ne sono usciti con delle trovate più propagandistiche, mi sembra, che costruttive, e in questo sono d'accordo con Antonio. Boeri ha spiegato perfettamente perché non sono costruttive quelle di Salvini, Giorgia Meloni ha detto in un click diamo 1.000 euro a ogni famiglia. Non è così semplice. Allora, se l'opposizione decide di mettersi insieme al governo a cercare delle soluzioni che non sono semplici, che sono complesse, che non si risolvono in uno slogan, e le trovano insieme, tanto meglio, anzi proprio serve, è necessario che sia così, perché andiamo davanti a una crisi talmente forte, tu hai citato i dati economici di Confindustria, ma è una crisi che rischia di essere una crisi sociale molto forte. E qui davanti a una crisi sociale è chiaro che se c'è un atteggiamento dell'opposizione costruttivo si va in una direzione e forse ci si salva, altrimenti diventa tutto molto complicato.